Covid e oltre. All'Aquila il primo convegno scientifico nel post-Covid. Dopo 2 anni di interruzione, organizzato dal primario di malattie infettive, il dottor Alessandro Grimaldi, un appuntamento importante che vede il confronto tra infettivologi provenienti da diversi ospedali d'Italia, ospiti di spessore come i medici Giustino Parruti, Anarita Ciccaglione, Roberto Bruni e tanti altri. Il dottor Alessandro Grimaldi ha posto l'accento sul long Covid. L'Aquila in questo senso ha un ambulatorio che funziona benissimo già da un anno, ma anche sulle nuove cure per il Covid, date dall'autorizzazione recente da parte dell'AIFA di nuovi farmaci antinfiammatori. Ci stiamo rendendo conto che c'è una percentuale non trascurabile che varia dal 5 al 20% che possono avere questi segni, come ad esempio disturbi neurologici, difficoltà a concentrarsi, deficit di memoria, sindromi ansiose depressive, ma anche diciamo difficoltà a respirare bene, dispnea, eccetera, oppure patologie cardiache come per esempio aritmie, miocarditi, pericarditi. Quindi sono diciamo una serie di patologie che richiedono un approccio multispecialistico e per questo noi abbiamo messo su un ambulatorio che si occupa proprio di questo e che ormai funziona da più di un anno. Si tratta di farmaci che in parte già conoscevamo come il tocilizumab, altri nuovi, sono di fatto appartengono alla famiglia dei farmaci biologici, sono quelli che agiscono nella seconda fase del Covid, cioè quindi cercano di bloccare l'infiammazione che viene cagionata dalla replica virale, perché purtroppo abbiamo visto che la differenza tra il virus e tra il Covid e gli altri virus è soprattutto nella sua capacità di scatenare una grossa reazione infiammatoria che poi diciamo così danneggia gli organi, a cominciare dai polmoni. Il fine del convegno è mantenere sempre alti i riflettori sul virus, ma con un'attenzione non secondaria in termini di terapia e assistenza alle altre forme di infezione virale. La massima esperta nel campo dell'epatite E, la dottoressa Anarita Ciccaglione, ha parlato dell'epatite E, appunto, che si sta diffondendo sempre più in Sardegna, Abruzzo, Lazio e Marche. La circolazione del virus è prevalentemente concentrata in alcune regioni dell'Italia centrale e della Sardegna, dove abbiamo delle prevalenze superiori al 20% in determinate province di queste regioni. Sono attivi sistemi di sorveglianza nazionale che fanno capo all'Istituto Superiore di Sanità e si stanno mettendo in atto tutta una serie di azioni per controllare questa zoonosi sul territorio.